faccio. Sono arrivati anche a me i filtri della Freewheel Gear per il DJI Mini 3. Ora, io non essendo un esperto di fotografia e di riprese fotografiche, insomma, cercherò insieme a voi di capire quando utilizzarli, cioè perché utilizzare questi filtri, guardando magari ciò che accade attraverso un filtro. Spieghiamo, cerchiamo di vederlo insieme, lo studierò insieme a voi e proveremo ad applicarli, a vedere le differenze tra il non usare un filtro e l'usare un filtro, quello che succede con il passaggio della luce attraverso un vetro di questo tipo. Me ne hanno mandati tre, un tipo CPL, quindi polarizzato, cercheremo di capire che significa polarizzazione, un filtro all day 6 pack, lo dico all'italiana, di tipo ND, ed un altro filtro UV. Vediamo insieme. Ed ecco, cari amici, cerchiamo di capire a che cosa servono questi filtri che abbiamo in mano, che vorremmo comprarci, e come possono esserci utili sul nostro drone. Premetto che non sono un esperto di videomaking, ma cerco di arrivare all'utilizzo, cioè a come utilizzarli in maniera scientifica. È anche vero che li ho utilizzati qualche volta in fotografia per creare delle belle fotografie particolari, soprattutto in presenza di acqua o con nuvole. Ma torniamo un attimino indietro. Questi qui che vediamo in questa scatolina così bella, che si richiude anche in maniera magnetica e che sono chiamati ND, perché hanno tutti questi numeri e perché si chiamano ND? ND sta per Neutral Density. In pratica è semplicemente un vetro grigio che riesce a bloccare l'intensità della luce in tutte le tonalità, quindi a tutte le lunghezze d'onda, senza avere delle predominanti di colore, o meglio, non dovrebbe aver alcuna predominante di colore. Anzi, vi consiglio di guardare i video di Mauro Tandoi, in cui lui fa dei confronti con i filtri della DJI e riesce benissimo a comprendere, a farvi capire che effettivamente questi filtri non sono proprio tutti grigi, ma un pochino di predominante ci sta. Quindi mi raccomando, guardate i video di Mauro. Beh, voi mi direte, ma se diminuiscono la luce che arriva sull'obiettivo, le immagini verranno tutte scure. In realtà no, non è così, perché il vostro drone adatterà l'ingresso della luce in maniera automatica per farle comunque risultare belle e ben visibili. Quindi abbasserà la velocità dell'otturatore per far entrare più luce e permetterà comunque di far arrivare la luce sul CCD, quindi sul sensore. In fotografia, più sarà scuro il filtro e più dovrà rimanere aperto l'otturatore per permettere alla luce di arrivare sul sensore, ma questo provocherà delle fotografie dove, ad esempio, se state traguardando il mare con delle onde, l'aspetto sarà più setoso. Quanto più sarà alto il numero riportato sul filtro, tanta più luce dovrà entrare con più tempo, quindi tanto più tempo dovrà restare l'otturatore aperto. Ovviamente cercate di calibrarle in modo che non siano scure, questo starà a voi fare in modo che le immagini non siano scure, ma che si abbia quel effetto desiderato. Nelle riprese video invece i filtri ND non servono per ottenere gli stessi effetti che si hanno nella fotografia, ma servono per avvicinare le riprese, che poi verranno viste attraverso un monitor, molto di più a quello che l'occhio umano riesce a percepire nella realtà di tutto ciò che gli gira intorno e che gli si muove davanti agli occhi. L'occhio umano, esattamente come una macchina fotografica, una macchina di ripresa, riesce a percepire la luce e quindi il movimento di tutto ciò che riflette la luce, quindi i corpi, non in maniera perfetta, ma con una certa persistenza, cioè lui
guarda un'immagine, questa si sposta, ma continuerà a guardare per qualche frazione di secondo, millesimi di secondo, quell'immagine ancora in quel posto, quindi con una certa persistenza dell'immagine stessa. Vi sono due teorie diverse, come per tutto ciò che è difficile da spiegare. Una che dice che questa persistenza, quindi l'immagine che persiste, è a livello della retina dell'occhio, ed un'altra che dice che addirittura è a livello della corteccia cerebrale. In ogni caso, questa persistenza c'è e bisogna cercare di ricrearla anche nei video, in ciò che avviene nella ripresa cinematografica. Questo effetto in ripresa cinematografica si chiama motion blur o sfocatura movimento. Se non si adottasse o se non si adotta questo stratagemma, in realtà l'occhio umano, guardando un video su un monitor, non riesce a percepire quella stessa sensazione che si ha nella realtà, perché il colore, la luminosità del monitor è sempre la stessa e poi si trova di fronte, non riesce a vedere le immagini che gli vanno a destra e sinistra o che gli passano davanti, e quindi in realtà le immagini sono un po' come se fossero cristallizzate e si muovono in maniera cristallizzata, mentre invece l'effetto motion blur dà questo movimento che voi osservate sulla mano in questo momento. Si è adottata una regola ben precisa nel campo cinematografico. Una volta che si sono impostati i frame rate a cui in cui verrà girato il video, quindi ad esempio 30 frame per secondo, lo shutter speed, quindi la velocità di apertura del diaframma, dovrà avere il denominatore il doppio dei frame rate, quindi 30 per 2 sarà un sessantesimo di secondo. Quindi per avere un effetto motion blur si dovrà far sì che, se si sta girando a 30 frame per secondo, lo shutter speed dovrà essere un sessantesimo di secondo. Vi dico solo una cosa, attenzione, perché quando metterete un filtro davanti alla camera del vostro drone, quello che vedrete sulla vostra DJI Fly App è quello che vede la camera, ma il vostro occhio non potrà regolare lo shutter speed a un sessantesimo di secondo e far entrare più luce, quindi quello che si vedrà sarà una ripresa un pochino più scura. Attenzione ad usare un filtro molto molto alto, tipo 60 o 256, ora vediamo qual è il massimo valore che c'è, anzi addirittura ho visto che c'è un ND1000, quindi prestate particolare attenzione ad usare l'ND1000, perché quello che vedrete sulla vostra DJI Fly App mentre il drone volerà sarà praticamente tutto scuro. Benissimo, ora che sapete come usare i filtri ND e a che cosa servono, complichiamo ancora di più le cose con altri filtri, che sono questi con questa ghiera che si chiamano CPL. Questi filtri si chiamano CPL, cioè a polarizzazione circolare. Prima di spiegarvi come funzionano, vi spiego a che cosa servono. Voi vi sarete accorti che nelle giornate di forte insolazione con tanta umidità, in realtà il cielo sembra bianco, oppure se guardate una superficie d'acqua con il sole che fa riflettere la luce, in realtà vedrete solamente dei riflessi bianchi. Benissimo, questi filtri servono per migliorare ciò che voi osserverete, quindi per esempio per dare maggiore contrasto oppure per eliminare quell'effetto di goccioline d'acqua. Vi faccio vedere un esempio. Adesso voi guarderete che ci sono dei riflessi sul mio volto, perché il mio volto è un po' umido dovuto al calore che c'è in questa stanza. Se adesso metto questo filtro davanti all'obiettivo e pian piano giro la ghiera, noterete che questo riflesso andrà a scomparire. Questo perché la luce
Pian piano verrà il filtro, farà passare solamente quella luce che in realtà ha la giusta polarizzazione del filtro stesso. Vi faccio vedere un attimo. Ecco, adesso lo applichiamo, vi vedete tutto più scuro perché in realtà questo filtro, oltre ad essere polarizzato, è anche un filtro ND. Ora girerò pian piano la ghiera. Guardate, adesso già si vede molto di meno il fatto che sta riflettendo la luce sulla mia guancia. Eccolo qua, questo forse è la massima intensità. Se ora continuo a girarla, la minima intensità, rivedete nuovamente, vedrete solamente lo scuro dell'ND e di nuovo, nuovamente, ecco qua, non si vede più che sta riflettendo. Vediamo come funzionano, visto che in questo canale siamo molto molto curiosi. Normalmente la luce del sole non è polarizzata, cioè arriva in tutte le direzioni e viaggia su tutte le lunghezze d'onda, quindi voi la vedrete completamente diffusa. Se però la luce del sole va a colpire delle superfici riflettenti, quindi che sono piane, che possono essere metalliche, che può essere addirittura la superficie di un lago, di un fiume, di un mare, o addirittura delle piccole goccioline d'acqua, bene, la luce comincia a prendere una certa polarizzazione, cioè una direzione prevalente di movimento. Come vi ho detto, l'occhio umano non riesce a percepire questa polarizzazione, ma vedrà semplicemente dei riflessi, mentre il filtro farà passare solo e solamente quella frequenza d'onda che lui riesce a far passare, un po' come se avessimo se vedessimo una luce attraverso una grata e noi guardassimo solamente quella luce che passa attraverso le fessure della grata e tutto il resto venisse bloccato completamente. A seconda della superficie toccata, in realtà la luce si mette in una certa polarizzazione di vario tipo. Noi però, siccome il nostro drone ha un autofocus e l'autofocus non può utilizzare dei filtri polarizzati di tipo diverso, utilizza semplicemente i filtri a polarizzazione circolare, anche se in realtà la Freewell ha utilizzato, messo questa ghiera per permettere a chi utilizza il drone con la camera in modalità verticale di utilizzarlo facilmente in modalità verticale. Infatti ha messo una V e una H, V sta per vertical, quindi quando il drone avrà la camera in polarizzazione verticale voi dovrete prevalentemente metterlo in polarizzazione verticale, o quando sta in polarizzazione orizzontale lo dovrete mettere il segno meno, insomma quel piccolo segnetto che c'è corrispondente all'H. È anche vero che i filtri a polarizzazione circolare o comunque a polarizzazione si utilizzano meglio quando il sole non è né di fronte né alle spalle, ma quando il sole è di taglio rispetto alla ripresa, e non andrebbe girato il drone, cioè bisognerebbe continuare ad andare sempre nella stessa direzione. Come avete visto, io ho dovuto girare la ghiera per far funzionare la polarizzazione. Se avessi spostato la camera avrei avuto lo stesso effetto sempre con la ghiera ferma, quindi bisogna utilizzarlo in una maniera abbastanza intelligente, il filtro a polarizzazione. È tutto con i filtri? Beh, in realtà no, la Freewell mi ha inviato anche un filtro UV. Eccolo qua, è un vetro completamente trasparente. I filtri UV erano molto importanti quando c'erano le pellicole, perché le pellicole erano fortemente sensibili ai raggi ultravioletti, quindi in alta montagna dove l'aria è più rarefatta e quindi i raggi ultravioletti sono molto maggiori, le fotografie effettuate su pellicola davano una certa dominante azzurrina, ma nel caso dei sensori
sensori CCD, loro già all'interno hanno un filtro anti-UV. E quindi a che cosa può servire questo UV? Può servire per sostituire questa parte frontale della camera del drone e metterci davanti un vetro in modo da proteggere l'obiettivo principale. In genere sulle macchine fotografiche si utilizza questo, il filtro UV. Oppure si può utilizzare proprio perché così quando lo rimuovete sapete dove appoggiarlo e appoggiarlo, eccolo qua, quando per esempio utilizzerete i filtri ND, se utilizzate il filtro UV davanti alla camera del drone e lo sganciate, togliete il filtro ND che vi serve, eccolo qua, vi rimane lo spazio vuoto, ci mettete il filtro UV che utilizzerete sempre davanti alla vostra camera del drone, eccolo qua, e potete chiudere e conservarlo, e invece quello originale ve lo tenete da parte. Oppure potete fare come ho fatto io e scavare un, eccolo qua, scavare in realtà uno degli spazi del filtro, dei filtri, e infilare quello della camera originale. Va bene, penso sia veramente tutto in questo caso. Vi raccomando nuovamente di andare a vedere i video di Mauro Tandoi, perché lui è un videomaker che veramente li utilizza normalmente durante le riprese. Alla prossima, ciao a tutti.